Io mi chiamo Carola, siamo a Villa Vitalba, è la nostra casa di famiglia. Io sono la moglie di Lorenzo Colombo, che fa parte di questa famiglia Lurani-Cernuschi. E la Villa Vitalba ha origini fine 600, primi del 700 e appartiene da allora ai discendenti della famiglia. La cosa più bella di questa esperienza è stata avere 16 musicisti tutti insieme che provano tutto il giorno e che comunque vivono gli spazi con passione e con la voglia di condividere la musica. È comunque una bellissima esperienza. Vederli partire molto presto al mattino per andare a Milano a fare la formazione, eccetera, è stata una cosa bella perché si sentiva che facevano parte di un progetto molto strutturato insieme a Ied, insieme a Bocconi, ed era molto ben organizzato e quindi mi ha fatto molto piacere poter fare la mia parte in questo bel progetto. It's a really fantastic opportunity to stay in this beautiful house and meeting other quartets who are doing the same thing as we are. Yeah, this exchange is so important for us. You know, we're talking about music most of the time, but then to exchange our ideas on all these other things is really, really important too. The stay here is amazing. It's super beautiful. So it's also really, really nice to be in the same building with the other quartets so that we can also spend some time together and also exchange our point of view, also of what we have learned during the day, because I think we have like different approach. Some of us, like, well, maybe have thought about all this image strategy more, and some of us maybe didn't give that much importance to this before. Yeah, usually we go to concerts, but we don't have the opportunity to talk to other musicians, and especially musicians of our age, that we find that, well, we usually have the same problems or things that bother us, and yeah, we can, by sharing our experience, we learn a lot. Dal punto di vista dei musicisti e quindi della loro formazione, penso che sia bellissimo il poter mettere insieme nuove skills, nuove competenze che magari avevano dovuto tralasciare proprio perché lo studio della musica è super intenso, ma anche rimanendo ancorate a cose antiche, cioè agli ambienti storici e che comunque fanno parte del nostro territorio. Quindi è un po' unire tradizione e innovazione che penso sia qualcosa di vincente.